Ciao Stefano. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Stefano. Allora, partiamo con Stefano Petrucci dall'analisi di questi risultati della 3 giorni di coppe. Insomma, l'Italia pian piano rialza la testa perché hanno vinto tutte, fatta eccezione per il Torino che ha pareggiato in Belgio con il Bruges. Non è un segnale che ci fa presagire chissà quale riscossa. Parliamo della prima giornata dei gironi di Champions League ed Europa League, ma rispetto al nulla che vedevamo negli ultimi tempi, già è qualcosa. Sì, beh, complessivamente c'è stata una crescita che ha riguardato per fortuna anche l'attività della nazionale, no? L'esordio è stato molto buono, c'è questa voglia di ripresa, si avverte. Ieri credo che sia stata emblematica la partita del Napoli che si era ricacciato nei suoi fantasmi con quel gol subito all'inizio, insomma, che già la partita era già avviata da un po', ma insomma era andato sotto e poi ha rimontato, insomma qualche paura l'ha messa da parte, anche se ovviamente l'avversario era decisamente alla portata ormai la Champions è un ricordo molto, molto amaro, però è pur vero, insomma, che proprio perché gli avversari di ieri sera erano oggettivamente più alla portata del nostro calcio così impoverito, è stato importante che nessuno abbia conosciuto fallimenti clamorosi, ecco, perché sarebbe stato molto doloroso. Io penso che dal punto di vista della volontà qualche passo avanti c'è stato, ovviamente. Sì, perché è capitato altre volte, soprattutto in Europa League, che gli avversari fossero inferiori alle nostre squadre, eppure un po' perché Sì, beh. snobbavi l'impegno, un po' perché non ci arrivavi il fiato corto, una rosa limitata o facevi delle scelte e figuracce stavano lì dietro Sì, l'angolo. purtroppo anche noi ce lo ricordiamo bene, Sì, insomma. diciamo che per chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, aggiungendo ai risultati 5 vittorie e un pareggio delle italiane tra Champions e Europa League, anche il gol di Balotelli, anche il gol di Immobile, si parlerebbe quasi di Grande Italia. C'è pure il titolo della Gazzetta dello Sport, sì, che parla di Grande Italia. Servono controprove, perché poi c'era pure il pezzo di Mimmo Ferretti su Messaggero che parlava delle inglesi Per balbettanti. Può essere indicativo fino a un certo punto, fino alla controprova quantomeno, Stefano. magari se Ecco, magari perché fosse così. sarebbe rigirato il mondo in 2 mesi. Parlavamo di Sì. macerie per l'Italia Sì. fino all'altro ieri. Aspettiamo un po' Ecco. presto, insomma, vediamo un secondo. Insomma, io ho trovato anche nelle analisi che sono state fatte della partita di ieri, dell'altro ieri ormai, scusate, quella della Roma, no? Dei Sì. discorsi pittoreschi, no? Come diceva, si gioca meglio in Europa. Io francamente le partite vorrei giocarle più spesso con l'Empoli, ecco, che non con City e col Bayern, ma insomma ovviamente con la speranza che anche col City e col Bayern si veda un grande spettacolo, ecco, bisogna sempre non esagerare, ricordarsi che siamo all'inizio e che comunque il gap che segna ormai drammaticamente le differenze tra il nostro calcio e quello straniero è un gap che comporta 2000 aspetti, l'impiantistica, le risorse a disposizione, la programmazione, insomma. Lasciamo stare, insomma, noi siamo sempre l'Italia di squadre costruite con i parametri zero quando va bene, in gran parte, non tutte, ma Sì. insomma in Ecco. gran parte. Di Itavecchio, di Lotito, insomma, purtroppo quelli sono rimasti anche dopo questa buona tornata di E coppe. stanno sempre con la loro coppola pronti a seguire in trasferta l'Italia. Parlavi di, vabbè, comunque un po' tutti i tecnici italiani. Prima ascoltavamo anche quelli che ieri hanno giocato l'Europa League, il Fil Rouge, il turnover, la turnazione, perché si torna in campo già da domani. Parlavi di 2000 aspetti per il calcio italiano, forse ce ne sono 3000 di motivi che portano all'attenzione il match di domani sera, quello tra Milan e Juventus. Stefano, l'abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori, questo Milan, tema che sarà dominante in questo inizio stagione, il Milan di questo inizio stagione è in grado, secondo te, di fermare la Juventus di Allegri, che come la Roma fino a questo momento ha fatto percorso netto. E deve fare veramente un'impresa, nel senso che ha certamente l'entusiasmo, certamente una nuova freschezza, certamente vive un momento magico, insomma, ieri ho letto, insomma, anche Barbara Berlusconi, che comunque poi è una neofita del calcio, anche se spesso parla come se stesse lì da 100 anni, ha detto che c'è un clima mai respirato prima, quindi insomma diciamo che ci sono tante condizioni per essere ottimisti, però di fronte c'è una squadra che comunque non ha sbagliato un colpo, che incredibilmente, per quanto mi riguarda, insomma, per il momento ha
ha assorbito, metabolizzato in maniera pazzesca il passaggio da un allenatore importantissimo a un altro oggettivamente meno quotato, ecco, meno stimabile, e quindi è molto 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 complicato, ecco. Però certo, indubbiamente il Milan dell'anno scorso sarebbe stato sbriciolato da Juventus, questo vediamo, insomma. Vediamo, perché voglio dire, c'è un pieno di entusiasmo, c'è un Menez che sembra orientato a fare la differenza, almeno contro squadre che hanno concesso spazio. Poi dipende sempre dal tipo di partita che si prospetterà lì a San Siro. Per il resto si celebra questo attacco atomico di questa Roma esagerata in una serata strepitosa. Stiamo esagerando noi con le iperbole, oppure Stefano, è il caso di parlare in questi termini di una squadra che deve subito adesso focalizzarsi sull'impegno Cagliari, perché ha musichetta, se ne riparla il 30 di settembre, se no ci parliamo addosso e poi magari certo, inciampi certo contro un avversario che magari qualche difficoltà sicuramente, anzi, potrà pure crearti. C'è il rischio di esagerare, è un rischio comprensibile, è un rischio anche giustificato, perché la Roma ha fatto veramente una partita straordinaria. Sull'essere atomico di quell'attacco, lo sai come la penso, insomma, io credo che l'attacco della Roma ha bisogno di che tutto giri sempre a mille per diventare atomico, perché tranne la magia inarrivabile di Francesco Totti non ha giocatori che sono sempre costantemente in grado di inventare il gol, insomma, ha bisogno di una sono giocatori che hanno bisogno di costruire con un movimento di squadra, che è la vera forza di questo gruppo, l'occasione da rete, ecco, non c'è l'attaccante che il gol se lo inventa, ce ne sono pochi del resto in Italia, forse in questo momento ce n'è nessuno o quasi, però è comprensibile, insomma, che lo spettacolo è stato fantastico, diciamo anche ieri, insomma, anche è chiaro che tutto va dimensionato al momento, alla situazione, all'avversario, però io lo dico con grande schiettezza, capisco che so da me che sarà più complicato in altre occasioni, a cominciare dalla prossima, però dico anche che, insomma, io non mi ricordo nessuno alla vigilia di quelli che, a cominciare dagli Arrigo Sacchi, eccetera, che facevano grandi analisi sulla debolezza del CSKA, io non mi ricordo che ce ne fosse stato uno che avesse detto: beh, per la Roma sarà una passeggiata, perché il CSKA non va a lì, a parlare dopo. No, è proprio così. È troppo facile, così. No? Dopo anch'io ho avuto una sensazione, ma chi se l'aspettava? Sì, sapevo che i centrali difensivi erano lenti, sapevo che il portiere è diventato improvvisamente un paperone, però insomma... No, ma proprio gli addetti ai lavori, no, Augusto? Da Capello, bravo, noi leggevamo... Una partita pericolosissima. Altro ieri, mercoledì, il giorno della partita, leggevamo l'intervista di Andrea Elefante proprio a Fabio Capello: venga a Roma perché oltre, vabbè, il piacere, la Roma, la Champions League, venga a vedere i miei centrali, venga a vedere i giocatori che fanno parte della mia nazionale, per quanto non si stia parlando della Germania campione del mondo, è comunque una squadra... No, ma è un calcio importante quello, un calcio molto importante. Poi c'erano anche altri elementi che erano l'abitudine a quel tipo di competizioni, la solidità complessiva di un gruppo molto affiatato, perché sono anni che gioca insieme con quell'allenatore, il fatto che avessero giocato già 7 partite di campionato contro le nostre due, insomma, no, c'era un sacco di elementi e nessuno li aveva sottovalutati, meno male, soprattutto che non li ha sottovalutati la Roma, ecco. Però perché poi dopo, insomma, dopo fa abbastanza ridere, cioè, ma con questi era facile, ma dillo prima allora. Io che avevo esattamente le sensazioni che avevano tutti, ero molto preoccupato, invece, anche perché poi anche dal punto di vista psicologico adesso è facile dire, no? Ma la Roma quando gioca così, io ho paura che la Roma non giocasse così. No, anche perché poi avevamo presentato come caratteristica, avvalendoci anche, diciamo così, della consulenza di chi vede più calcio russo di noi, di me sicuramente, di me pure, e parlavamo di squadra solida dietro, pericolosa davanti, con ripartenze, la velocità dei due o tre attaccanti potevano essere pericolose, questi stessi attaccanti che se non quando la Roma ha proprio smesso di giocare non l'hanno presa mai la palla, l'hanno vista presa. Sì, assolutamente. Quindi questo senz'altro. C'è un'emergenza difesa, però. La Roma dovrà fronteggiarla come, a partire dalla gara col Cagliari, perché a Astori forse se ne riparla dopo la sosta addirittura. Sì, è stata una cosa, la nota stonata, diciamo, anche ieri, di una serata straordinaria. Adesso poi c'è questa sfortuna che
con la Roma si accanisce per reparti, no? L'anno scorso sì, a un certo punto del campionato partirono Totti e Gervinho in un momento fantastico, adesso e c'era destro ancora i box all'epoca, i difensori centrali uno via l'altro, insomma, poi con anche delle situazioni oggettivamente di incertezza, perché Manolas, che è sicuramente quello che ci ha colpito di più, anche se insomma sapevamo quanto fosse bravo, che straordinarie potenzialità avesse, è uno che comunque finisce sempre un po' a ciaccatello, no? È già la seconda volta che chiude la partita, perché evidentemente anche lui paga, da una parte il fatto di aver fatto una preparazione molto a tozzi e bocconi, un po' qua un po' là, e poi soprattutto di aver cambiato completamente sia tipo di vita che tipo di allenamento, ovviamente passando dall'Olympiacos alla Roma. E poi c'è la situazione di Castan, che insomma io spero che, visto so che deve essere anche molto molto devoto, che tra un ospedale e una visita allo studio medico sia finito pure al divino amore, se funziona sempre, perché effettivamente il suo inizio è una cosa da pensare veramente a una macumba per chi crede a quelle diavolerie, perché c'è una veramente tutto. In questo momento con lui sano, francamente saremmo preoccupati quasi zero, anche con la situazione così ballerina di altri. Invece il problema è che quello che è il cardine certo, perché quello che conosciamo ha questi problemi, e bisogna appunto proprio cullare Manolas, coccolarlo come fosse una pietra preziosa, e intorno vediamo quello che succede, perché è chiaro che le soluzioni poi non è che manchino, però vista la stranezza anche della partita che viene proposta a Roma contro una squadra che ovviamente tecnicamente non è straordinaria, ma che ha proprio nell'agilità dell'attacco, per le caratteristiche individuali, per come gli fa giocare l'allenatore, è la sua pericolosità vera. Ecco, la Roma proprio in difesa ha problemi, insomma ce n'ha già stabilmente per quanto riguarda la scelta degli esterni, insomma, che non tutti rendono la stessa maniera, non tutti danno la stessa affidabilità, e adesso ci si è aggiunto anche questo problema nei centrali. Speriamo insomma che trovino la soluzione giusta, perché sulla carta va tutto bene, ma io per esempio, ecco, contro Isao, gli Barbo, i Cossu e compagnia cantante, De Rossi credo che sia, insomma, deve fare veramente una partita fantastica. Non è che c'ha il passo per, specialmente, ci abbiamo detto mille volte, nella difesa a 4 è uno che può soffrire, no? Sì, Farias, Cossu e Sau, almeno questo dovrebbe essere l'attacco titolare di un Cagliari, che però ha anche altre alternative come i Barbo, come diceva Stefano, lo stesso Longo, è un attaccante giovane molto... molto pericoloso, quindi davanti sicuramente il miglior reparto del Cagliari è attacco. Anche per come si intende quella fase offensiva. Chiaramente cioè, invece l'attacco della Roma, Stefano, con i Turbe box, se dovessero essere confermati i Turbe, Gervinho e Totti, secondo lei Garcia chi fa giocare, con chi completa il terzetto? Penso con Florenzi sta in un momento di condizione spaventoso, è vero che ha giocato tanto, lui si è sobbarcato pure bei minutaggi con la nazionale, però insomma siamo inizio stagione, non credo che uno con quelle caratteristiche e quell'età possa avere problemi di grandi problemi di stanchezza. Cioè, in un altro momento probabilmente avrebbe giocato Ljajić, no? Giochi in casa, provi. Ljajić, abbiamo detto mille volte, già attaccante esterno non è. Poi Ljajić purtroppo di questi tanti mesi ormai è un Ljajić sempre imbarazzante, no? Ogni volta cerchiamo di trovare anche giustificazioni che per certi versi sono legittime, come l'altra sera c'è entrato la partita e era già finita, è sempre complicato, però è sempre lo stesso Ljajić, insomma, non tu comunque partita finita o partita quasi finita o partita ancora da giocare non ti ricordi un colpo degno del suo talento, non ti importa, sembra ormai ce li abbia proprio, tutti hanno chiesto il ritocco, lui forse nei contratti nuovi ha previsto di non doverti dare più un po', non lo so, veramente sono imbarazzato, perché credo che a lungo sarà un problema questo. Stefano, la scorsa stagione Adem Ljajić gioca 28 partite su 38 realizzando 6 gol, ne gioca 4 di Coppa Italia, quest'anno non da titolare per carità, ma 2 su 2 in campionato e non da titolare una su una in Champions League, insomma fiducia, poi la nostra se ne farà una ragione, da parte del tecnico ce l'ha, sì, e ce l'ha avuta. Cioè, guarda come l'ha trattato anche l'altra sera, no? Sempre con i modi di Garcia che ormai conosciamo, ma insomma era un papà, diciamo, burbero, ma con la voglia di stimolarti, non era certo né l'aguzzino né tantomeno l'allenatore che ormai ti ha voltato le spalle, perché ha capito che non
non puoi dargli niente. No, è un problema serio, questo sembra una barzelletta. Ecco, leggo insomma, che alcuni forbonneur anche stamattina scrivono che la Roma c'ha il miglior attacco della Serie A. Io insomma, ripeto, vorrei affrontare il discorso perché credo che invece la Roma abbia delle, paradossalmente a tanta quantità, ecco, ma sul piano della qualità specifica e dell'assortimento secondo me ci poteva essere di meglio, anche perché la Roma se no non avrebbe cercato almeno un altro attaccante con certe caratteristiche per tutta l'estate, no? Insomma, se voleva Carrasco, se voleva giocatori di quel tipo, è evidente che pensava di dover aggiungere qualcosa al suo parco attaccante. Lecce diventa un problema perché è uno di meno a tutti gli effetti, insomma, e poi lo vedi che poi servono, no? In questa occasione si ferma uno, c'è un problema con altro e bisogna dare un cambio, perché insomma adesso io mi auguro che il Totti dell'altra sera possa durare ancora per mesi, ma è evidente che a lui ogni tanto dovrei far tirare il fiato. Se gioca a destro e non lui, devi giocare in un'altra maniera, è proprio la squadra che deve cambiare atteggiamento, perché è un'altra cosa, no? È un altro calcio quello della Roma con destro e senza Totti. E poi c'è il discorso sugli esterni, insomma, questo è un bel problema, perché Ljajic non è un esterno, però a volte mi viene da dire non è manco più un attaccante, nel senso che uno che alternative ti dà. È un problema serio, perché poi alla fine quando fai i conti ti accorgi che c'hai uno in meno. Se ti trovi un altro Burriello, tanto per fare un esempio antipatico, tanto si è rotto pure lui, è un problema, perché poi ci riempiamo la bocca col gioco delle figurine, ma se una delle figurine, anche importante, anche talentuosa, di fatto non ce l'hai ma non funziona, tu c'hai uno di meno. E quindi sul suo grandissimo attacco è quello dell'altra sera, più destro, perché le alternative sono quelle, insomma, cioè c'hai o Iturbe o Florenzi e destro, questa è lo strato, perché l'Aic in più servirebbe come, insomma, deve svegliarsi necessariamente. Stefano, grazie, l'appuntamento con noi a domattina, con te più tardi in radio a partire dalle 2, grazie, buona giornata. Un abbraccio a voi. Stefano, ciao, grazie.